Scoppia la passione tra Shayla Gatta e Lorenzo Spolverato, due concorrenti del Gran Hermano spagnolo. Dopo settimane di tensione sentimentale, Shayla, inizialmente attratta da Javier, ha finalmente riconosciuto i suoi sentimenti per Lorenzo. Questo cambiamento ha suscitato critiche sia nella casa che sui social, con Shayla che si è difesa dicendo: "Tutti parlano e giudicano senza pensare che dentro a una persona c'è un mondo". Ha giustificato il suo bacio a Lorenzo dicendo di averne bisogno per capire se c'era una connessione reale. Shayla ha ammesso di aver lottato con se stessa per provare ad innamorarsi di Javier, ma alla fine il suo cuore l'ha portata verso Lorenzo. Ha descritto la sua situazione come una guerra interna, sottolineando che l'attrazione per Lorenzo era innegabile. Quando mi guarda io non capisco più nulla. Queste rivelazioni hanno chiaramente mostrato la sua vulnerabilità, riconoscendo che l'energia e l'istinto la spingevano ad esplorare questa nuova relazione. Recenti indiscrezioni indicano che Shayla e Lorenzo abbiano trascorso una notte intima insieme. Un segno sul collo di Lorenzo ha attirato l'attenzione degli utenti, con un follower che ha postato: "Lorenzo ha un succhiotto nel collo. Da quello che so, con Shayla ha fatto l'amore". In questo contesto, è emersa anche una conversazione carica di tensione tra i due, in cui Lorenzo ha provocatoriamente sussurrato: "Ogni volta che ti tocco ho l'alzabandiera", e Shayla ha risposto con un ironico: "E lascia sta". Questa retroscena sentimentale ha sicuramente catturato l'interesse dei fan del reality, contribuendo a creare un clima di alta tensione e passione all'interno della casa. Il televoto ha giocato un ruolo cruciale nel ricondurre Shayla e Lorenzo insieme, facilitando la nascita di questa intrigante storia d'amore che ora sta facendo parlare di sé in tutta la comunità del Grande Fratello. Da quanto si apprende, l'intimità tra i due GFini si fa sempre più evidente, rendendo la loro relazione uno dei punti salienti del programma.